Ne parliamo di Maradona, tra un istante con il collegamento quasi pronto. È chiaro che può essere un fonte di, come dire, di indotto anche Ma economico per il turismo, certo. può essere anche visitare i luoghi di Maradona può essere. Però ne parliamo di Maradona non solo, come uno dei più grandi protagonisti del primo scudetto Coppa UEFA, Coppa Italia del Napoli, dimenticato colpevolmente dal Sì. murales che ha subito tante critiche perché è stato composto da persone evidentemente Gli ho non pure informate dei scritto un fatti. messaggio. Esatto. E cioè parliamo, Murales, ricordiamo, della stazione metro Maradona ormai, dedicata appunto a Maradona, non c'è uno dei più grandi libri degli anni 80 e 90. Lui, secondo me, solo a Baresi. Sì, Alessandro eccolo là. Renica. Ciao Alessandro, buonasera. Buonasera, Grazie buonasera. Io non per vi essere vedo con noi, però, Alessandro. Non ho capito. non vi vedo. Lo so, purtroppo non ci vedi, noi ti vediamo però, sei in ottima forma. Alessandro, lasciamo perdere la Va mancanza di bene, Murales, va perché resti nel cuore e bene. Sì. nella mente di tutti i tifosi, di tutti noi, come uno dei grandi protagonisti degli scudetti del Napoli, del primo scudetto del Napoli in particolare, ma anche del secondo. Ma Della sì, ma Coppa poi Italia. in effetti quello che conta è aver lottato, aver sudato, aver dato tutto quello che avevo da dare e soprattutto aver avuto la fortuna di essere in tante situazioni importanti che hanno permesso poi al Calcio Napoli di aprire il ciclo più bello della storia del Napoli. Quindi poi dopo la fortuna di aver fatto quel gol in un contesto unico, ma anche tanti assist a Diego o a Giordano, oppure dei gol importanti anche in finale di Coppa Italia. Sono tanti gli episodi, non è Certo. uno solo. Quindi voglio dire, io ho vissuto delle emozioni importanti e le ho vissute fortunatamente anche da protagonista proprio per quello che sono riuscito a fare io. Beh, io toglierei però il termine fortuna, perché No, Renica era un guarda, grandissimo stiamo calciatore e parlando quindi di ha un giocatore contribuito. che innanzitutto che saluto con piacere e che Francesco Marciano, più piacere. conosciuto. Ciao Sandro, ciao mister. No, Piacere, ciao. io ho ancora i brividi se ripenso a tutti i gol che Sandro ha fatto, a parte il 119esimo famoso, esatto. 119esimo, il 2-1 sempre alla Juventus nell'anno del primo scudetto nella gara di ritorno, con la punizione che passò sotto le gambe di Sì. Tacconi, l'assist a Diego che poi Maradona aveva confessato che era un colpo di mano alla Samp, ma io, per me resta sempre Sì. colpo di testa alla sua terra. Non si sa, non si Possiamo, sa, ma non si ne ha sa. fatti tanti, ha fatto veramente cose che per me, Però, voglio vuoi dire, fare una non è un... domanda, Non è, Alessandro? ma la domanda è quando ci vediamo, mister? Quando viene a Napoli? Così. Al più presto perché voglio venire, se è possibile, con questa società o anche senza questa società, che purtroppo ci ha dimenticato in più occasioni. E voglio venire a omaggiare il mio capitano nella città dove è stato amato, dove è stato rispettato, dove è stato giustamente apprezzato per quanto lui poi valeva anche come giocatore, ma soprattutto come uomo. E Ma lui. quindi ho bisogno di avere questo calore col popolo napoletano Sandro Renica. e per ricordare Se... Diego. Per ricordare Diego in una maniera adeguata, perché questa storia del Covid, per esempio, io ho sofferto molto a non poter andare in Argentina al funerale, quindi mi manca qualcosa, Sandro si è anche mi mancano delle infortunato cose. per il Napoli contro la Fiorentina quando il Napoli Sì, vinse sì, sì, 3-2. sì, sì. Però a proposito di Fece Maradona, lui ha raccontato un episodio sì, prego, prego, prego. straordinario, Questo proprio volevo dire, ah, tutti stanno ok. sottolineando la Ma grandezza anche del Maradona uomo e appunto, come dicevi sì, Francesco, lui su Facebook ha scritto una cosa, cioè, non svelo certamente io perché l'ha pubblicata direttamente lui, ricordando un episodio che riguardava una delle sue due figlie, per ricordare proprio sì. l'uomo Diego, per cui veramente in barba a quello che poi, no, Sandro. Banalmente si Tutti dice di lui, quanti banalmente hanno dai. detto di Diego, no? Diego era un grande uomo e testimonia il tuo racconto, il racconto di tutti i tuoi compagni di squadra e anche degli avversari di Sì. Diego. Sì, ma questo lascia un po' allibito perché
noi siamo un popolo che non stiamo crescendo da nessun punto di vista, né dal punto di vista del rispetto di queste cose qui, né dal punto di vista della cultura sportiva, perché c'è ancora razzismo, c'è ancora poca accettazione della sconfitta, e c'è anche in questo caso qui neanche l'umiltà, beh, insomma io direi che c'è troppa cattiveria e invidia, perché non si può parlare di una persona che non si conosce, non si può giudicare una persona senza prendere delle informazioni da chi l'ha vissuto, no? Io dico, ma come puoi giudicare? Ma se chi l'ha vissuto, no? Se chi l'ha vissuto ti dice che ha conosciuto un uomo straordinario e poi dopo deve tirar fuori, vabbè, ce ne sono mille di episodi, non c'è solo quello, ce ne sono tantissimi che posso raccontare io e posso raccontare i miei compagni. E può anche raccontare chi non era compagno, l'ha poi raccontato. E come puoi parlare male di Maradona? Ci può essere solo che della malafede, no? È vero. È così. Allora, Alessandro, sì. Devo dire, c'è cattiveria anche... No, dico, non so neanche cosa dire. Questa cattiveria è gratuita, c'è tanta gente frustrata, invidiosa, è vero. Cattiva. Perché Alessandro Renica ha ricordato un episodio molto importante, sì, in cui appunto Maradona è stato vicino a Renica in un momento molto difficile umanamente per la vita di Sandro Renica. Alessandro, nel salutarti però volevo farti anche una domanda. No, volevo dire una cosa a Renica. Sì, c'è Gianni Maddaloni, maestro di judo, che voleva chiederti una cosa. Prego, Gianni. Io, anche se non è lo sport che pratico io, il calcio, ma l'ho vissuta. Era un periodo dove io ho visto un Renica che era un gladiatore nel campo, era tutto campo, era un uomo squadra. Quindi complimenti, io a distanza di anni, avendo adesso il piacere e l'onore di conoscerti, voglio dire che una delle tue qualità è che tu avevi un ruolo tutto tuo, eri presente a tutto campo. Un gladiatore. Beh, detto da un altro grande gladiatore, un grande uomo come lei, l'accetto volentieri e mi emoziono perché io so quello che lei fa. Mi sembra che abbia una palestra, no, in un quartiere abbastanza difficoltoso di Napoli. E ho grande stima in lei, quindi questo mi ha fatto venire la pelle d'oca. Grazie. No, è dovere, era mio dovere. Bello, bel momento davvero, Sandro, nel salutarti e ringraziarti, poi quando verrai a Napoli. Beh, ma me l'ha detto una qui, persona vera, capisce? Cioè, certo. Me l'ha detto una persona vera, quindi il complimento detto da una persona vera vale doppio. Hai ragione, sono d'accordo, ma lo meriti, Sandro, perché conosciamo anche la persona, Sandro Renica, persona doc, non a caso, insomma, ricorda certe cose e scrive su Facebook sempre cose molto interessanti. Sì. Però, proprio al volo, un tuo pensiero su Gattuso, che domani con il Napoli sfida la società dello stadio Maradona e che invece poi venerdì compie, tra virgolette, un anno di azzurro. Positivo il bilancio di Gattuso per te in quest'anno di Napoli? Ma senza dubbio, io per il primo giorno che lui è arrivato l'ho considerato proprio l'allenatore ideale per Napoli. C'era bisogno di ritirare fuori certi valori, di dar carattere alla squadra, di amalgamare un gruppo. Non ci dimentichiamo che se guardiamo i numeri, Gattuso è riuscito a far meglio di Ancelotti e di Sarri in pochi mesi, perché ha vinto. Purtroppo è così, nel calcio poi conta vincere, come in tutti gli sport, e Gattuso ha vinto già una Coppa Italia. Adesso sta facendo molto bene, sta facendo crescere anche la squadra. Domani sarà una partita difficile, e non è facile perché Real Sociedad ha un risultato e quindi giocherà, ma anche per mentalità gli spagnoli giocano molto aperti, molto offensivi, e il Napoli, secondo me, il mio pensiero, non deve giocare come ha giocato all'andata, cercando di chiudere gli spazi dietro e partire in contropiede, perché poi puoi mettere in bilico una partita dal punto di vista mentale. Secondo me l'atteggiamento giusto è quello di cercare di vincere fin dall'inizio, insomma, attaccarli alti. Alessandro, grazie per questo tuo intervento, davvero ti ringrazio e ti mando un grande abbraccio. A presto. Grazie a voi, buonasera, grazie di nuovo.